Ultima serata di prove in Piazza Grande in vista della giostra di sabato prossimo, la prova generale dedicata al collega, nonché storico collaboratore di Arezzo TV, Massimo Menigni, scomparso davvero troppo presto nei mesi scorsi, e questa sera si attendeva di sapere ovviamente se sarebbe sceso sulla lizza per le prove Elia Cicirchi, ieri fermato dall'influenza, ancora un po' di febbre, il quartiere ha preferito ancora tenerlo per un giorno a riposo per averlo al massimo sabato. È probabile che comunque delle prove facoltative prima della prova generale e gli Cicirchi possa venire a fare un'ultima ricognizione qui in Piazza Grande. Per il resto questa sera i giostratori sembra che non abbiano voluto forzare più di tanto sul tabellone sul 5 quanto magari andare a perfezionare altri dettagli. Il 5 l'ha fatto Fardelli di Porta Crucifera, per il resto diciamo che abbiamo visto diversi 4 anche da parte di Porta Sant'Andrea, che nelle serie scorse invece non aveva quasi mai fallito il bersaglio grosso. Abbiamo detto di Fardelli, ascoltiamo questa sera proprio due giovani della giostra, Filippo Fardelli che a giugno dello scorso anno ha conquistato la prima giostra della sua carriera, e poi per la prima volta sentiamo anche uno dei giostratori di Porta del Foro, Andrea Vernaccini, che in queste serate ha fatto vedere davvero delle belle cose e si augura lui, come tutto il quartiere, di poterlo far tornare al successo dopo 9 anni. Noi abbiamo cercato soltanto di fare quello per cui siamo allenati. Qui sono tutti forti, cioè, puoi provare bene, puoi provare male, e qui sono tutti forti. Ecco, un lavoro che parte anche dalla consapevolezza però di quello che avevate fatto, no, l'anno scorso. Sì, anche se tutte le volte che torno in piazza è sempre come fosse la prima volta, ecco. Quindi uno cerca di lavorare, di fare il meglio che può, soprattutto di far star bene i cavalli, perché comunque la settimana è lunga. E via, e si arriva così alla giostra. Insieme a Filippo Fardelli, allora, quasi un anno dopo quel vostro trionfo, il tuo primo trionfo, che ricordo è un anno dopo? Bello, un ricordo che non si toglierà mai dalla testa, insomma, esordio, vittoria, sudata, faticata e bello, ancora me la ricordo. Tanto poi si lavora meglio, no, con una vittoria alle spalle. Ma quello sicuramente, sicuramente, non ci sono già sugli allori, però comunque sia un respiro in più si fa. Si annuncia una giostra spettacolare, almeno a vedere le prove, poi quando si arriva lì il sabato è un'altra storia, no? Però da quello che abbiamo visto potrebbe essere una giostra molto combattuta a 4. Ma sai, le prove non le ho guardate, dico la verità, col fatto che sono, insomma, di sera così, quindi siamo sempre un po' di corsa per non far tardi a tutti. Però i rumors dicono che i miei, tra virgolette, colleghi sono andati molto molto bene, quindi si preannuncerà comunque sia una giostra impegnativa come tutte le altre, insomma.